ragazzi, bentornati in un altro video. Oggi parlerò così, senza voce. Sto facendo colazione con questi biscotti che ho scoperto qui, che sono turchi, che sono veramente fantastici. Dovrebbero essere in un negozio da qualche parte lì e dopo porto a conoscere. Ho incontrato la persona che mi ha dato un passaggio. Il mondo è veramente piccolo. I also saw your website. Really? Yeah, you are nothing. Yeah. But nothing about this trip yet. Right? No, not yet. When I come back, I will write for. Se devo cercare assolutamente qualcuno che mi doppi, e guardate con chi sono. E c'è con me Wes. Però solo una cosa, lui non ha il cappellino oggi. Ma ci siamo a casa. Ci siamo promessi che quando saremmo partiti avremmo comprato un cappellino stupido. E io l'ho comprato, lui l'ha comprato, però ieri ce l'aveva, perché ieri l'ho sorpreso, perché dovevo arrivare oggi, però sono arrivato un giorno prima. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché la sua reazione è veramente fantastica. E ora siamo andati in un mercato alimentare, abbiamo lasciato qui il Victorian Market, che è quello più famoso e più grande qui a Monaco, e noi andremo all'altro perché dobbiamo incontrare una persona che vi voglio far conoscere. Lei è Ratika, però la chiamiamo Raz. È del Canada, però origin, Indian origin. Yes. Yeah. Adesso. Sì. Mercato dove siamo stati è questo qua, e qua c'è la statua di Bavaria, e qua abbiamo Wes, che mi ha detto poco fa che la statua è stata commissionata da Ludovico I di Baviera, ed è veramente uno spettacolo, anche perché ha uno stile ovviamente greco e io ho uno stile di voce che fa schifo. Sai dove è finita la mia voce? My voice? Sì, è sparita, ce l'hai tu. Sai la mia voce? Ho trovato le cartoline che devo mandare domani, sono 5, una è per me come ho fatto nelle altre città, e quattro non lo so ancora per chi sono. Ma la voce dov'è? No, it's a video. Can you sing something? Like what? I don't know, some cool music. In Spagnol. Hello. L'avete sentito prima, è veramente è top. E forse programmeremo un viaggio in Marocco. Maybe we plan travel to Morocco. Perfect. Okay. Say something in Italian. Come in June. In Italian. Yeah. Buongiorno, sono Daniel, piacere di conoscere. Oh, okay. You surprised me. Yeah. Yep. Yeah, man. That's my time. And this is Nubia. Nubia. You know what it is in Morocco? Nubia. Nubia. Beans. Beans. Yeah, in Nubia. Anche qua a Monaco c'è la Fontana di Trevi. Thank you.
Allora, è domenica, sono ancora senza voce, sono le 8:30 e devo andare a incontrarmi con Wes a Marian Plaza, quindi da qualche parte qui, però non ho ancora fatto colazione, quindi vado a farla ora. Riesci a doppiare la mia voce? Puoi parlare un po', io ti dico quello che devi dire e tu lo dici. Fatto appena colazione. Abbiamo appena fatto colazione. E ora stiamo andando all'English Garden. Però prima andiamo alla ricerca della mia voce ancora. Andiamo alla ricerca della mia voce ancora. Però la mia, la sua. Con questa riesco ad avere la mia voce di nuovo? Yeah, this voice is... If I drive this one, I can get my voice back. Yes, it's true. Allora, stiamo andando all'English Garden, però siamo di passaggio, siamo passati qua al Hofgarten. Hofgarten. Hofgarten, e vuol dire il giardino della speranza. Fidatevi di lui perché parla tedesco e io no. E guardate questa immagine perché è veramente uno spettacolo. You're gonna surf. Oh, absolutely. There is a river to surf. Right, is that river? Yeah. It's going. And if I surf, my voice gonna get back? Absolutely. La mia voce tornerà con il surf. Have a nice day. Take it easy, guys. Right on the shape. È veramente una figata qui perché siamo appena entrati. Là c'è comunque il fiume Isa. Come si chiama Isa? Allora, lì c'è il fiume Isa e dall'altra parte c'è la gente nuda. No, quella la dico dopo. Là praticamente c'è il fiume Isa ed è veramente figo questo parco perché è pieno di tutto. Gente che prende il sole, gente che fa picnic, gente che gira, gente che corre, gente che fa camminate. E mi piace. Qui è una figata pazzesca perché abbiamo beccato lo Spring Fest. E in tedesco si dice Frühlingfest. Lui è bello girare con lui perché sa tutte le lingue. L'unica lingua che non sa è l'italiano. Ah beh sì, io italiano così. Abbiamo preso la metro e siamo scesi alla fermata Olympios Centrum. No, Olimpia. Olimpia Centrum. Olimpia Centrum. Ragazzi, ho perso la voce, ma ho perso anche la capacità di connettere le parole. Però questo parco secondo me è veramente figo perché già da qui possiamo vedere... Provi tu per primo o io? Tu. I coraggiosi sono quelli che vanno per primo. Sei pronto? Vai, ce la fai. Vai ancora. Dai. Bravo! Lancia,
Com'è andata? Non capisco più niente. È stata veramente figa, solo che a un certo punto vedi che tutto sopra e sotto sono uguali e quindi devi fermarti per forza. Comunque qua siamo a Olympia Park e la domenica, sabato e domenica ci sono un sacco di attività, un sacco di cose da fare, tra cui quella era una cosa gratuita che si poteva provare. E qua la vista è uno spettacolo, adesso vi faccio vedere. Guardate qua che figata. C'è gente che fa ogni cosa, che prende il sole, fa picnic, che guida le piccole barche, che salta sul fiume in bici, che fa un sacco di attività. E qua comunque non siamo allo stesso parco di prima, il primo sembrava più un Central Park a New York. Sì, qua è molto più figo e è una figata comunque. Dove sei finito che mi hai lasciato solo? Ridi, eh? Ogni tanto lo perdo, non so dove finisce, però faccio finta di non saperlo. È veramente enorme ed è veramente uno spettacolo, soprattutto questo lago, e noi stiamo pianificando di andare lì. Su. Lì, secondo me, lì la vista è veramente spettacolare, panoramica, e magari farò delle foto direttamente da lì. L'unica cosa che non abbiamo fatto oggi, la cazzata immensa, non ci siamo portati fuori da mangiare. Abbiamo mangiato prima da un suo amico che ci ha offerto il pranzo in un ristorante. Ci ha portato un ristorante italiano e quindi grazie a lui, grazie mille. Grazie. E al parco English Garden non ci siamo portati neanche l'acqua, solo un goccio d'acqua, e in questo parco non ci siamo portati niente, anche perché oggi domenica la maggior parte dei supermercati è chiusa. Aspetta. Vai. Okay. Yeah! Quello era il punto panoramico più figo di tutto questo parco, e sarebbe stato veramente figo rimanere qua al tramonto, però devo andare a vedere il mio ostello per poi lasciare la roba, perché ce l'ho da stamattina, quindi ci avviamo a prendere la metro e lasciamo questo meraviglioso parco. È un peccato non passarci il tramonto, però dobbiamo andare. Guardate che vista da qui. Sono le 7 meno qualcosa. Il nostro obiettivo, come? Un quarto. Le 7 e un quarto? Le 7 e un quarto. E sotto una sua idea stiamo andando a prendere il tramonto vicino alla stazione, com'è che si dice? Hauptbahnhof. La stazione centrale. E lì c'è un tramonto veramente pazzesco. Alcune ragazze qua dietro ci hanno fatto vedere delle foto veramente fighe. E quindi adesso, guardate qua. Quindi adesso stiamo andando a prendere la metro, incrociando le dita e sperando che ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo? Verschaffen es. Chi è che sta fischiando? Oh. Yeah. Much better than me. But faccio finta di bere, in realtà ho già finito il caffè. No, io invece no, guarda. Io l'ho già finito, ho già fatto colazione da un bel pezzo. Lui sempre che fa finta di... Grazie, guarda. Okay.
Volevo farvi vedere che era pieno e i suoi pantaloni ora sono pieni, non lui. Comunque stiamo organizzando, guardare, falli vedere il sito che utilizziamo. Ma che casino. Allora, il sito. Adesso stiamo organizzando per andare a fare l'autostop e questo è il sito che stiamo utilizzando. Oh, e andremo a Innsbruck e questo è il piano. Dobbiamo andare a seguire da questa parte qui fino ad arrivare qui e poi da qualche parte qui che è collegata all'autostrada e poi da lì troveremo un passaggio per arrivare questo pomeriggio a Innsbruck e rilassarci un po'. Siamo a Marienplatz, pronti a lassare Monaco e guardate lui. C'è lo zaino davanti, lo zaino dietro e stiamo facendo adesso solo l'ultima foto. Mi sono scordato di dire una cosa, il tramonto di ieri l'abbiamo passato in questo posto ed è stato veramente uno dei tramonti più fighi che abbia mai visto, dai punti più panoramici che abbia mai visto. Come sapete io amo passare i tramonti da nelle zone più interessanti, in posti dove si può veramente godere, ed è ieri stato uno dei tramonti più spettacolari. Io vi consiglio di andare lì. Se è vicino dalla stazione centrale. Sì, quindi dalla stazione centrale. C'è molto un ponte vicino. Lì, quindi. E poi la figata è praticamente vi potete mettere sopra questo ponte, è un po' difficoltoso salirci, però una volta che vi mettete là, vi godete il tramonto. Una cosa, portate con voi un drink e la musica, perché lì è veramente uno spettacolo. Sì, merito, a Monaco ho passato dei momenti veramente spettacolari, non ho messo ovviamente tutti i momenti, però. E sono veramente contento che abbia incontrato questo individuo qua a Monaco e altre persone che ho incontrato che sono state veramente gentili e molto interessanti, anche scambiare chiacchiere con loro oppure solamente prendere un caffè. Qui adesso stiamo andando a Innsbruck per poi proseguire per andare a Bolzano e la voce sembra che stia tornando. E mi sto riprendendo, quindi oggi sono veramente in un'ottima forma. Cosa dire? Seguite sempre quello che vi sentite di fare, le vostre passioni, quello che è quello che amate, perché solo in questo modo si può essere realmente vivi e avere quella brillantezza, quel fuoco negli occhi. E sto fortificando nell'ultimo periodo, come vedete sono in una fantastica forma. E io vi saluto, vi dico sempre siate positivi e come sempre ragazzi, be inspired, hasta luego. Hasta luego.